Assessore Tribuiani, il Carnevale di Alba Adriatica cambia veste, ma insomma mantiene intatta quella che è una caratteristica e soprattutto una peculiarità che va avanti da tanti anni. Sì, diciamo, siamo arrivati alla 31ª edizione, è un orgoglio per la città dell'Alba Adriatica, per i cittadini, per i turisti. Devo dire che dietro l'organizzazione c'è un movimento cittadino enorme, sono 5 gruppi che parteciperanno oltre agli 8 carri presenti, per un totale di circa 600 persone, 600 cittadini di Alba Adriatica, che sono mesi che si preparano all'evento. Sotto questo punto di vista, come dire, in tanti poi seguono l'esempio dell'Alba Adriatica, ma insomma i numeri che fa il Carnevale di Alba, insomma, poi dopo rappresentano un elemento importante, no? Sì, diciamo, ci conforta la tradizione e quello che rappresenta sia per l'amministrazione che per la città. Siamo davvero orgogliosi, contenti e anche un po' stanchi perché dietro un'organizzazione, dietro questa macchina c'è un movimento enorme sia dalla macchina amministrativa sia di quella privata, del soggetto attuatore che è Paidia, che è Marga Califa, che ringrazio. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli uffici comunali che sono sempre a nostra disposizione per noi, per la città, per i turisti, insomma. Siamo orgogliosi, attendiamo con molta felicità le 21 per poter dare il via alla carovana dei carri e a tutti i cittadini che attendono questo evento.